Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Zebra. Parliamo della conferenza stampa di Andrea Pirlo andata in onda oggi ore 15 su Sky Sport 24. Voglio prendermi un pochino di tempo in questo video per leggere anche alcuni pezzi della conferenza e ne discuteremo insieme, perché dal mio punto di vista, mi sono appena visto la conferenza, è stato veramente veramente interessante. Allora, per prima cosa Pirlo ha detto che vuole portare entusiasmo all'interno della Juventus. Sappiamo che in parte l'entusiasmo era venuto a mancare, specialmente gli ultimi mesi con Maurizio Sarri, quindi Pirlo da buon juventino vuole per prima cosa rimettere a posto tutto il discorso della serenità, di riuscire ad allenarsi bene, di essere in fiducia e di lavorare concretamente per portare a termine gli obiettivi stagionali. E oltretutto ha detto: voglio un calcio propositivo, le parole di Andrea Pirlo, con padronanza del gioco, come ho detto ai ragazzi, ai quali ho detto due cose, attenzione bene, perché queste due cose sono molto importanti. La prima, che bisogna sempre avere il pallone. Quindi lui vuole sempre avere il pallone, vuole avere un predominio per quanto riguarda il possesso palla. In questo Pirlo, ragazzi, da come ha parlato si capisce benissimo che ha una visione del calcio estremamente europea, e questo è qualcosa di veramente positivo per la nostra Juventus, perché noi abbiamo bisogno di un allenatore che da un lato porti delle idee europee, quindi idee di predominio a livello calcistico. Altra seconda idea che ha detto lui, molto importante: quando si perde il pallone bisogna recuperarlo velocemente, ok? Quindi predominio del pallone, quando si perde recupero molto molto rapido. Quindi sono felicissimo da questo punto di vista, perché l'allenatore le idee in testa ce le ha. Detto questo, però, come sempre sappiamo che il problema a chi va, ragazzi, va alla società, perché adesso tocca alla società. Per questo non ho voluto fare un video, anche perché sono stato contento delle parole dette da Pirlo nella conferenza stampa. D'altra parte però adesso la palla passa alla società, che deve acquistare calciatori che siano adeguati a quelle che sono poi dopo le volontà dell'allenatore. Pirlo inoltre, che mi è piaciuto moltissimo, poi bisogna vedere se dalle parole, perché ragazzi sappiamo benissimo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi bisognerà vedere se poi dopo le parole dell'allenatore verranno confermate nei fatti. Però a una domanda in cui gli è stato detto sceglierai tu, cioè punterai tu su dei calciatori, direi tu alla società quali sono i profili che preferisci da acquistare, oppure sarà la società come sempre che deciderà i giocatori da acquistare, come ha sempre fatto negli ultimi anni della Juventus, anche con lo stesso Maurizio Sarri, e poi dopo tu dovrai adattarti ai calciatori che hai e farli giocare nel miglior modo possibile. Lì Pirlo è stato fermo, spero, ripeto, che le sue parole vengano poi dopo confermate dai fatti, e ha detto: no, io ho delle preferenze, ho dei profili che voglio sia sondare e delle eventualità che voglio che la società acquisti, e in qualche modo ha fatto capire che lui spingerà e deciderà lui in parte, comunque in buona parte, quelli che saranno poi dopo gli acquisti da effettuare per il prossimo anno. Questa è una cosa estremamente positiva, sempre restando che poi sia vera, e estremamente positiva perché c'è bisogno che l'allenatore abbia e comunque dia un indirizzo preciso a quelli che sono i calciatori da tenere e i calciatori da mandare via. D'altra parte lui ha confermato nella maniera più assoluta Paolo Dybala, dicendo che non è mai stato sul mercato, dicendo addirittura ai giornalisti: siete voi che spesso vi inventate le cose. Ha invece bocciato categoricamente Higuain, che è stato contattato telefonicamente da Andrea Pirlo, e Pirlo molto serenamente e molto, diciamo così, professionalmente gli ha detto che l'ha ringraziato per tutto quello che è stato il suo percorso nella nostra Juventus, ma gli ha fatto capire in maniera inequivocabile che la sua avventura alla Juventus era finita, dovrà cercare di trovarsi un'altra squadra. Anche in questo caso di nuovo la palla passa nella maniera più assoluta alla società, che dovrà cercare in qualche modo di sbolognarlo. Non mi è piaciuto invece quando gli è stata fatta la domanda su Khedira, e da quelle delle parole che ha detto, quanto pare, secondo me, Khedira alla fine resterà. Io spero assolutamente di no, spero che la società faccia di tutto per mandarlo via, perché non lo voglio più nella Juventus. Però ha detto che Khedira è adesso infortunato, si vedrà poi dopo come utilizzarlo
quando uscirà fuori dall'infortunio, in qualche modo diciamo non ha per nulla confermato il fatto che il calciatore tedesco se ne debba andare dalla Juventus. Sappiamo che noi siamo schiavi nella maniera più assoluta di tutti questi pesi. A mio giudizio, vi dico con tutta sincerità, farò dopo un video a parte nei prossimi giorni. Ci sono ben 10 calciatori che non dovrebbero stare alla Juventus. 10, non spaventatevi, tra quelli che dal mio punto di vista non hanno la qualità per giocare e comunque competere ad altissimo livello, e quelli che invece sono sempre rotti, che non se ne può più di gente sempre rotta nella nostra rosa. Andiamo avanti comunque con tutte quelle che sono state le dichiarazioni di Pirlo. Si è parlato anche di Arthur, che tra l'altro sappiamo benissimo aver fatto si presenta alla Juventus veramente in un modo negativo per tutti i discorsi, patente, ritirata, eccetera. Non mi sta piacendo per ora, dovrà dimostrare sul campo il suo effettivo valore. E Pirlo ha detto: Arthur è un buon giocatore, l'abbiamo visto mirato nel Barcellona e nella nazionale brasiliana, un centrocampista di costruzione, quindi perfetto dal mio punto di vista per il gioco di Pirlo, che può giocare sia da mezzala, come ha giocato ultimamente, negli ultimi anni ha sempre giocato da mezzala, oppure come giocava in Brasile da regista. Visto che calciatori di qualità possono ricoprire diversi ruoli, tornerà molto utile durante la stagione. Poi dopo, ecco, un altro aspetto che mi è piaciuto particolarmente di questa conferenza stampa è stato su una domanda particolare in cui è stato chiesto a Pirlo: ti hanno detto che saresti diventato allenatore della prima squadra, quali sono state le tue sensazioni? Cioè, hai avuto paura, hai avuto timore? Perché ovviamente si parlava di un salto molto molto importante, e forse perché poi non si capisce bene, ma dal momento che l'hanno presentato all'Under 21 o hanno fatto un trucco incredibile, è una sono stati dei bravissimi attori, oppure, che è possibile perché la Juventus queste cose hanno la capacità di farle, oppure se no semplicemente è stato prima mandato in Under 21 e poi dopo spostato in prima squadra. E gli è stato detto appunto: com'è stato per te questo cambiamento così radicale, tra l'altro con un'assunzione poi di responsabilità più importanti, no? Ovviamente rispetto che all'Under 21. Lui ha detto: non ho neanche avuto il tempo di pensare al passaggio dall'Under 23, è stato tutto molto veloce. Quando me l'hanno chiesto mi sono buttato a capofitto, non ho avuto tempo per fare questa scelta. Sono convinto, attenzione, queste le parole che mi sono piaciute particolarmente del nostro tecnico, sono convinto di essere al posto giusto, al momento giusto. Quindi Pirlo si sente adeguato, si sente all'altezza per ricoprire questo ruolo e per fare bene nella prima squadra. Io sono felicissimo da questo punto di vista, sono felicissimo di vedere il nostro allenatore essere così determinato, perché c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno di persone, di figure che credono con tutte le proprie forze di poter riuscire a fare nel migliore dei modi alla Juventus, nonostante comunque le tappe repentine che il tecnico ha dovuto affrontare in queste settimane così incredibili, diciamo. Si è parlato poi di moduli, e quindi lui ha detto che i moduli a lui importano poco, però gli è stato chiesto: sta ragionando sulla difesa a 3 e quali sono i cardini tattici a cui intende lavorare. Domani, risposta molto interessante anche in questo caso di Pirlo, altra risposta che mi è piaciuta molto. Pirlo dice: non ho un modello fisso, potremmo giocare a 4 o a 3, e già qua comunque crea una variabilità tattica che a me piace veramente tanto, perché la capacità di giocare con i 4 difensori dietro oppure con i 3 difensori dietro ti porta poi dopo ad avere molte più soluzioni nelle partite che tu andrai ad affrontare. Detto questo, però, è chiaro che dovrà essere molto bravo il tecnico, con tutto poi il suo staff che ha costruito in queste settimane, nel riuscire a insegnare molto bene entrambi i moduli e i movimenti da fare dei stessi giocatori, della stessa difesa. Sappiamo che è stato preso Igor Tudor come secondo, anche sia perché ne ha parlato Pirlo comunque. A tale proposito ha detto che Tudor è stato preso sia perché è sempre stato un difensore ex calciatore, che era la figura del profilo che lo stesso Pirlo ricercava nel proprio staff, una figura d'esperienza e che gli servirà nella maniera più assoluta per riuscire a gestire la difesa. Molto probabilmente poi dopo Tudor lavorerà su questo insegnare, diciamo, ai calciatori sia il modo di giocare a 3 che il modo di giocare a 4, ripeto, molto importante a livello di variabilità tattica poi nel corso delle partite, a patto che però sia fatto bene, perché se tu poi dopo mi confondi con
i due moduli calciatori mi vanno poi dopo a performare peggio in quel modo rispetto a che se imparassero solo molto bene un singolo modulo. Dovranno lavorare nella maniera più corretta alla continassa. Si è parlato del primo incontro con Ronaldo, Pirlo dice che ci siamo sentiti qualche giorno fa prima di iniziare per salutarci, poi abbiamo chiacchierato con gli altri calciatori, ha parlato di tutto, ha detto che ieri poi dopo in allenamento si sono un attimo chiariti, ma che ci sarà poi dopo a più possibilità avanti di discutere in modo approfondito per quanto riguarda gli aspetti tattici, ovviamente. E conta ancora su Dybala, teme sorprese di mercato. Ecco qui proprio che lui risponde: Dybala non è mai stato sul mercato e appena rientrerà farà parte del progetto. È stata fatta anche una domanda molto molto, diciamo così, insidiosa, dicendogli: secondo alcuni l'Inter ha superato la Juve nel ruolo di favorita per il campionato. Pensate, è una domanda molto forte. Cosa ne pensa? Lì Pirlo ci ha riflettuto un attimo, ha risposto molto molto bene dal mio punto di vista, ha detto: si parte tutti a zero punti, quindi bisogna conquistarli, non importa chi danno pre-campionato come favorita. Ottima risposta, perché lui non è fondamentalmente entrato dentro l'argomento e ha dato una risposta generale che è corretta e quindi è inattaccabile. Molto intelligente Pirlo anche da un punto di vista comunicativo, a mio giudizio. Ecco, Ronaldo e Dybala possono coesistere, non sono ancora tutte a disposizione, dice Pirlo, dobbiamo lavorare a gruppetti anche per il discorso coronavirus e quant'altro, appena avremo la possibilità prepareremo qualcosa. I giocatori di qualità possono giocare tutti insieme, ovviamente, come sempre è stato, però attenzione ragazzi, perché cosa dice Pirlo qua? Pirlo qua dice: basta avere spirito di sacrificio. Ok, quindi io ho sentito da queste sue parole, ho avuto l'impressione che lui stesse mandando un messaggio a quelli che sono i calciatori più importanti, sia Dybala che Ronaldo, per dirgli: va bene, giocate tutti insieme eccetera, ma dovete sbattervi. Questo è anche un messaggio che secondo me Pirlo manda allo stesso Cristiano, dicendogli: guarda, va, giochi, tu sarai il centro del progetto, sappiamo che la Juve è Ronaldo centrica come è stata definita, ma devi sbatterti, devi sacrificarti per la causa, sacrificarti anche a livello tattico, perché io lo richiedo e tu devi anche provvedere a questo. Quindi ha detto: basta avere spirito di sacrificio, più ce ne sono più hai possibilità di vincere. Un altro aspetto che a me è piaciuto molto di Pirlo, che l'ho visto e mi ha dato l'impressione di essere veramente un allenatore nuovo, innovativo, quindi mi ha dato un'ondata di freschezza, ma soprattutto mi ha fatto in qualche modo percepire che non so come dire, è un allenatore molto molto così, che è diretto, ok? Diretto, che dice le cose, fa quello che dice, poi dopo lavora su quello che dice, eccetera, e soprattutto non so, un allenatore che non vada tanto ai fronzoli, ma che va dritto all'obiettivo, dritto a quello che in fondo vuole fare. Quindi questa cosa qua mi è piaciuta veramente molto, cioè a differenza degli allenatori forse più datati, comunque che allenano da più tanto tempo, vedo che questa nuova generazione di allenatori ha meno fronzoli, non si ferma, va dritta al punto senza stare a far troppi discorsi. Questo sia per quanto riguarda ovviamente le risposte, ma è proprio più che altro un discorso di filosofia, che quindi spero che il tecnico juventino metterà sia in campo con i calciatori, ma anche verso la stessa società. E gli hanno chiesto: i tifosi si fidano molto di lei, come si trasmette l'entusiasmo ai giocatori? E lì ha detto che bisogna lavorare giorno per giorno, l'entusiasmo e il lavoro poi dopo si creano passo passo nel tempo. Gli obiettivi della stagione ovviamente sono come sempre i soliti obiettivi della Juve, dovrà sempre cercare di vincere e possibilmente anche di convincere, questo lo aggiungo io, e non è facile ovviamente, ma dice: siamo qui per quello. Mi ha dato comunque abbastanza sicurezza Pirlo, poi come sempre sarà il campo a parlare. Quindi lui parla di sacrificio e di abnegazione e dice: vuole riportare lo spirito dell'inizio del ciclo, quando l'allenatore era Conte, quindi si parla di tanti tanti anni fa. Lui dice: magari poter raggiungere quel tipo di voglia di coesione del gruppo, avevamo formato una grande squadra con grandi principi e valori, ed è quello che voglio, riportare lo spirito di sacrificio. Questa è una cosa importantissima, importantissima. Lui punta moltissimo sul discorso spirito di sacrificio, ovvero
è una cosa che secondo me con Sarri è mancata, ragazzi. Cioè, siete forti, siete campioni, va bene tutto, eccetera. Poi siete forti in parte. Come vi ho detto, per me 10 calciatori dovrebbero telare e andarsene. Però, detto questo, lo spirito di sacrificio è quello che poi serve, anche perché, ragazzi, andiamo a vedere anche contro, ad esempio, lo stesso Bayern Monaco che va a vincere le triplete. C'erano tanti giocatori forti, c'erano dei campioni, c'erano giovani promesse, c'erano giovani già affermati, però, ragazzi, si sacrificavano tutti, umiltà, testa bassa, in campo tutti che corrono, tutti che danno l'anima. E io anche, io stesso, è questo che voglio vedere dalla mia Juventus. Si è parlato del tempo, lì dice abbiamo solo una settimana di tempo, poi si andrà e partiranno i ragazzi per le nazionali, bisognerà sfruttare ogni momento per arrivare pronti alle prime partite di campionato. La scelta di Tudor ne abbiamo già parlato, Higuain che dirà pure. Ecco, poi ha detto si stringe un patto tra di spogliatoio in questi casi. Lo stesso giornalista poi dopo ha parlato del discorso: tu sei stato calciatore, hai avuto dei compagni che attualmente sono in rosa, quindi sono tuoi giocatori e sono ovviamente senatori perché sono avanti con l'età, e il giornalista gli ha detto tu hai una specie di patto, ti sei comunque... hai un legame molto forte ovviamente con loro, quindi... loro sono tutti dalla tua parte, i senatori, com'è la situazione? E mi è piaciuta anche in questo caso ovviamente la risposta di Pirlo, che dice nessun patto con i miei ex compagni, perché ovviamente, appunto, ripeto, si parlava dei compagni che lui aveva avuto negli anni precedenti. Bisogna tornare ad aver voglia di sacrificarsi, ancora una volta lo sottolinea Andrea Pirlo, di rendersi disponibile a tutto. Si parla da squadra con tutti, dal più giovane al più vecchio, tutti sul carro, dal primo all'ultimo, e ci si sacrifica. Ottima cosa di Andrea Pirlo. Cosa lascerà in eredità la Champions? Niente, si è parlato del Bayern. Bayern è la squadra più forte, dice Pirlo, ma già si era visto durante la fine del lockdown. Propositiva, voglia di attaccare, con tanti giocatori, gente che ha voglia di correre, attaccare gli spazi, capite ragazzi? Andare, sei un campione, sei un fenomeno, quello che vuoi, non mi interessa, andare, correre, sacrificarsi, sbattersi per la causa. Questa è la prima cosa, perché se no arriverai a un punto nel quale ti troverai tu, che sei una squadra magari anche abbastanza forte, contro magari delle squadre che sono sia magari più forti di te, e già è un gap da colmare. Oltretutto squadre che si sbattono alla morte. Capisci che poi diventa impossibile andare a portare a casa i risultati, specialmente in Champions ovviamente. E poi alla fine, ecco, ultima domanda sul discorso che quando giocava da giovane tutti si erano accorti che era un predestinato. Cosa significa esserlo da allenatore? Perché comunque Pirlo, ragazzi, prima apparizione da allenatore, allena la Juventus, predestinato lo sei. Dipenderà, lui dice, dai risultati, ovviamente, giustamente. Il campo poi parla, perché oggi Pirlo ha parlato, ha detto tante cose interessanti, ma sarà poi il campo. Nel campo si valuterà poi dopo questo mister i risultati che porterà. Okay. A quel punto, se porterà risultati ottimi, diremo che è un predestinato. Per ora, Andrea, devi dimostrarlo, ma io credo in te. Il problema è che non credo nella società, ma questo è altro discorso. Da giocatore continuo a Pirlo, mi è stato detto che ero predestinato e si è avverato. Credo nelle mie possibilità, quindi ecco, tantissimo mi è piaciuto questo fatto, che lui proprio ci crede un sacco, ottima cosa. Credo nelle mie possibilità e spero di raggiungere questa condizione anche da allenatore. Allora, benissimo, benvenuto maestro, benvenuto nella nostra Juventus, sono contento comunque di averti qui, nonostante il discorso che è una qualcosa di prematuro, eccetera, va bene, ma sono felice, perché le idee chiare in testa ce l'hai. Ora però la palla passa alla società, perché adesso io punto gli occhi fino alla fine del calciomercato su quello che riesce a fare la dirigenza per quanto riguarda acquisti e cessioni, e sarà quello fondamentale quest'anno, ragazzi. Anche se c'è stato un cambiamento allenatore, staff, quello che volete, va benissimo, ma la priorità va al mercato, il mercato, ok? Quindi valuteremo passo dopo passo quelle che saranno le mosse di mercato fatte dalla società, e vedremo ragazzi fin dove la società riuscirà ad arrivare, in senso positivo o negativo. Ditemi che cosa ne pensate. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e ci sentiamo a un prossimo video. Viva la Juve sempre! Ciao a tutti ragazzi!